Siamo di fronte a un progetto importantissimo per Whirlpool, è il progetto Eco Green, che si pone l'obiettivo, appunto in chiave ecosostenibile, di abbassare, quindi attraverso un utilizzo intelligente di elettrodomestici, il costo delle bollette dei nostri consumatori pari a circa un 70% rispetto alle bollette attuali. Questo progetto, questo è un prototipo, funziona con il riutilizzo di una serie di operazioni che le macchine, i nostri prodotti fanno, sono tutti elettrodomestici in chiave super efficiente e, per esempio, per darvi solo un esempio di questo tipo di efficienza, l'ultimo risciacquo dell'acqua utilizzata nell'ultimo risciacquo, che è quasi pulita, quasi completamente pulita, viene riutilizzata per il primo lavaggio del lavaggio successivo nella lavastoviglie. Questo è un sistema intelligente che non solo permette di risparmiare quindi energia elettrica, perché comunque la macchina è dotata di un servizio veramente eccezionale di efficienza di consumo eccezionale, ma permette anche di risparmiare tantissima acqua in chiave ecologica. Un altro utilizzo, sempre in chiave eco-green, è l'utilizzo del calore generato dal motore del frigorifero. Questo calore del motore del frigorifero servirà come calore per riscaldare, appunto, per esempio l'acqua stessa della lavastoviglie o altri elettrodomestici collegati al prototipo. Questo è un prototipo molto semplice. In passato, già 2 anni fa, avevamo fatto anche altri collegamenti che riuscivano a portare addirittura in cucina altri sistemi, addirittura avevamo anche del piantagione, addirittura quindi il calore veniva completamente riutilizzato anche da questo tipo di prodotti e disposizioni che davano veramente una completezza, però questo riteniamo che possa essere un prototipo che nel tempo andrà anche in vendita, quindi in consumo, e quindi ci presentiamo con questo. Adesso, se vogliamo dare un'occhiata ai nostri prodotti, abbiamo il dottor Marco Signa che ci dà una possibilità di guardare un po' all'interno di questa nuova tecnologia e ci permetterà appunto di dare una zoomata dentro proprio il futuro praticamente, che già è oggi. Per cui...